Al Grande Fratello VIP non possono mancare le polemiche. Anche quest'anno i concorrenti della casa più spiata d'Italia vengono ripresi 24 ore su 24 dalle telecamere e la diretta viene trasmessa in chiaro su Mediaset Extra. Tutto quello che dicono e fanno all'interno della casa è costantemente sotto l'occhio vigile degli spettatori, che non si perdono neppure una virgola, così come è successo con le parole ritenute sessiste, pronunciate da Ivan Cattaneo, che ha scatenato un bel po' di polemiche in rete e sui social, al punto che in molti hanno chiesto l'espulsione immediata dal gioco. Il concorrente del Grande Fratello VIP ha indignato il web perché parlando con Benedetta Mazza le ha detto che passare dall'essere burrosa all'essere lardosa è un attimo. Nessuno ha diffuso il video in cui Ivan parla con Benedetta, ma su Twitter sono in tanti ad aver segnalato la cosa e sono altrettanti a continuare a parlarne. In molti hanno chiesto l'espulsione del concorrente dal reality show condotto da Ilaria Blasi e Alfonso Signorini. Questa sera sarà l'occasione giusta per tirare fuori l'argomento? I telespettatori sperano di sì. E sperano che per il concorrente ci siano delle serie conseguenze. Ma Ivan Cattaneo non è nuovo a simili uscite. Qualche settimana fa il cantante Ivan Cattaneo è finito nell'occhio del ciclone per via di alcune dichiarazioni sessiste, cosa che ha fatto indignare il web. Ivan Cattaneo si è lasciato andare ad una serie di frasi decisamente poco carine che hanno scatenato il putiferio in rete e sui social. Si parlava di donne e a quel punto il cantante ha dichiarato che rifiutare una donna è peggio che violentarla, aggiungendo che almeno nello stupro la donna si sente desiderata. Un'affermazione a dir poco shock che ha ovviamente scatenato un mucchio di polemiche in rete e come vi dicevamo sono in tantissimi gli spettatori da casa, i quali sostengono che non possano passare determinati messaggi in televisione, per di più in un programma seguito da milioni e milioni di spettatori e da un pubblico prettamente giovane. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.